Ciao ragazzi, allora oggi vedremo appunto come nella intestazione, vedete, somma e differenza di frazioni aventi lo stesso denominatore. Allora andiamo a vedere. Ho queste tre frazioni, 3 undicesimi più 2 undicesimi più 4 undicesimi. Allora il denominatore lo lascio inalterato. 11 e il numeratore invece viene fuori dalla somma di 3 più 2 più 4, quindi 3, 2, 5 più 4, 9, risultato 9 undicesimi. La frazione è ridotta ai minimi termini e quindi non la devo semplificare. Facciamo un altro esempio, sempre con la somma: 5 tredicesimi più 2 tredicesimi più 4 tredicesimi. Il denominatore rimane 13, i numeratori li sommo: 5 più 2 più 4, 5. Più 2 più 4, 5, 2, 7, 7, 4, 11. Risultato 11 tredicesimi, anche qui non semplifico. Facciamo un esempio invece come differenza di frazioni aventi lo stesso denominatore: 13 diciassettesimi meno 2 diciassettesimi meno 8 diciassettesimi. Il denominatore rimane sempre 17, il numeratore devo fare 13 meno 2. Meno 8, 13 meno 2, 11, 11 meno 8, 3. Risultato 3 diciassettesimi. Quindi, come vedete, la somma differenza delle di frazioni aventi lo stesso denominatore è abbastanza semplice. Si mantiene sempre lo stesso denominatore e si fa o la somma nel caso di somma o la differenza nel caso di differenza dei numeratori. Benissimo, andiamo a prevedere anche l'altro. Vediamo l'altro caso che dobbiamo discutere. Invece è somma e differenza di frazioni aventi denominatori diversi, avente denominatore diverso. Facciamo subito un esempio: 3 quarti più 2 terzi più 7 sesti. Qui logicamente commetterei un grave errore se sommassi tutti i numeratori e tutti i denominatori. Non funziona in questo modo. Allora, cosa faccio? Mi trovo prima il minimo comune multiplo dei denominatori tra 4, 3 e 6. Scompongo in fattori i nostri numeri: 4 2 alla seconda, 3 e 3, e 6 uguale a 2 per 3. Per trovare il minimo comune multiplo devo prendere i fattori comuni e non comuni con il massimo esponente e moltiplicarli fra loro, ma in questo caso non ci sono fattori comuni, ma ci sono fattori non comuni, e prenderò quindi il 2 alla seconda, 2 alla seconda, e il 3. Quindi li moltiplico fra loro: 2 alla seconda, 3, 2 e 4, 3 per 4, 12. Benissimo, metto a denominatore 12 e poi attenzione a questa operazione. Devo fare 12 diviso 4 e poi per 3. 12 diviso 4, 3 per 3, 9. Poi 12 diviso 3 fa 4 per 2, 8. E poi 12 diviso 6, 2 per 7, 14. E andiamo a ottenere la frazione finale. Faccio la somma: 9, 17, 14, 31 dodicesimi, che non semplifico perché è ridotta ai minimi termini. Andiamo a vedere il caso invece di una sottrazione. Nella sottrazione, che cosa abbiamo? Abbiamo invece, guardate, 7 quarti meno 3 quinti meno 3 decimi. Anche qui non hanno lo stesso denominatore, non posso sottrarre i numeratori e anche i denominatori, ma devo trovare il minimo comune multiplo tra i denominatori, cioè tra 4, 5 e 10. Scompongo i numeri dati in fattori: 4 e 2 alla seconda, 5 e 5, 10 e 2 per 5. Mi devo prendere, qui non abbiamo fattori comuni ma solo non comuni, 2 alla seconda e 5. Quindi 2 alla seconda è 4 per 5, 20. Minimo comune multiplo 20. 20 diviso 4 fa 5 per 7, 30, scusate, 35, eccolo qui. 20 diviso 5, 7 per 3,
20 diviso 5, 4, per 3, 12. 20 diviso 10, 2, per 3, 6. E poi mi faccio la differenza, il denominatore rimane sempre 20, e poi faccio la differenza fra 35 meno 12 meno 6 fa 17. E quindi ottengo 17 ventesimi. Quindi è molto semplice, ragazzi. Basta fare per bene i calcoli e conoscere la scomposizione in fattori e logicamente anche, come si trova il minimo comune multiplo. Stop, alla prossima.